Allora, sono Carlo Rosi, sono professore ordinario di malattie dell'apparato locomotore e medicina fisica riabilitativa presso l'Università Federico II di Napoli e in questa veste qui sono come il presidente della Società Italiana del Chirurgia Vertebrale e Gruppo Italiano Scoliosi. La nostra società è una delle poche società scientifiche che prevede all'interno soci di varia estrazione, in particolare i neurochirurghi e gli ortopedici che si occupano di colonna vertebrale e anche fisiatri che si occupano di patologia vertebrale. Da quest'anno abbiamo anche allargato agli anestesisti, abbiamo anche allargato ai neurofisiologi. È una società molto viva, quest'anno al Congresso Nazionale abbiamo avuto oltre 400 iscritti e i temi sono veramente quelli che riguardano tutta la chirurgia vertebrale, tutta la patologia vertebrale, le osteoporosi, il mal di schiena, le sciatalgie, le lombosciatalgie, i tumori e poi specialmente tutta una serie di avanzamenti tecnologici, l'uso del robot in sala operatoria che ormai sta diventando una cosa praticamente ubiquitaria, la navigazione computerizzata, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per riuscire a migliorare la qualità dei nostri interventi, quindi è un congresso che con oltre 200 relatori, 30 letture magistrali, 50 poster, 35 sessioni scientifiche, è veramente un congresso che sta dimostrando la vitalità di questa società scientifica e anche il grande lavoro che c'è stato dietro questo congresso da parte del Consiglio Direttivo e dei Presidenti del congresso. Quindi io sono particolarmente soddisfatto di come si è determinata questo evento scientifico e in particolare c'è anche una sessione che a noi sta particolarmente a cuore che è la sessione di queste sperimentazioni sul midollo di pazienti con lesioni midollari e quindi con difficoltà motorie, paraplegici o quasi completamente paraplegici e sessione che praticamente avrà una conduzione importante della dottoressa Severini che è di Rai 3 e che vedrà appunto i risultati di queste prime sperimentazioni che per la nostra comunità scientifica per il momento sono incoraggianti, chiaramente come tutte le sperimentazioni devono essere continuate nel futuro, ma sicuramente i risultati che il professor Mortini ci dirà stamattina sono per noi motivo di interesse e motivo di speranza per tutti questi pazienti che potrebbero ritornare, specialmente quelli con lesioni parziali, potrebbero ritornare a camminare se queste sperimentazioni avessero, come noi auspichiamo, il successo che diciamo si intravede. L'attività del professor Mortini del San Raffaele di Milano è un'attività che ricalca delle sperimentazioni che sono già in essere da qualche anno sia in Svizzera sia negli Stati Uniti e che quindi è un progetto di cooperazione internazionale dove più centri stanno collaborando per questa sperimentazione e riteniamo che questa sinergia poi possa essere un miglior viatico per il successo di questi studi. E in più un dato fondamentale di questo congresso è la grossa affluenza dei giovani. Come da tutti quanti testimoniato, ormai il futuro sono loro, giovani ortopedici e giovani neurochirurghi che abbracciano questa patologia vertebrale e che abbracciano questa chirurgia vertebrale sono veramente la promessa e anche diciamo, la nostra gratificazione se il nostro lavoro ha successo è testimoniato da tanti giovani che si avvicinano a questa branca e che arrivano al congresso per sentire dalla parola degli autori e dei più anziani esperti i trucchi e i segreti di questa affascinante branca, per cui siamo soddisfatti e andremo avanti su questo solco.